E ieri, durante l'incontro ecumenico per la pace, il Santo Padre ha lanciato un altro monito. Non si può testimoniare il Dio dell'amore se non siamo uniti tra noi. Ascoltiamo le sue parole. Più camminiamo secondo lo Spirito, più saremo portati a desiderare e, con l'aiuto di Dio, a ristabilire la piena unità tra noi. Essere qui in Bahrain, come piccolo gregge di Cristo, disseminato in vari luoghi e confessioni, aiuta a varchire il bisogno dell'unità, della condivisione della fede, come in questo arcipelago non mancano saldi collegamenti tra le isole, così sia anche da noi, per non essere isolati, ma in comunione fraterna. La preghiera di lode e di adorazione è la più alta, gratuita e incondizionata. Attira la gioia dello spirito, purifica il cuore, ricostituisce l'armonia, risana l'unità. Il Signore, proprio nei nostri deserti, ama aprire strade nuove e impensate e far scaturire sorgenti di acqua viva. La lode e l'adorazione ci conducono lì, fonti dello Spirito, riportandoci alle origini, riportandoci all'unità. Lo Spirito non conia un linguaggio identico per tutti, ma permette a ciascuno di parlare altre lingue e fa in modo che ognuno senta la propria parlata da altri. Insomma, non ci rinchiude nell'uniformità. Sembra un grande disordine. Ma lo stesso Spirito che dà la diversità dei carismi è lo stesso che crea l'unità, ma l'unità come armonia. Lo Spirito è l'armonia. Come diceva un grande padre della Chiesa, ipse harmonia est. Lui è l'armonia. È quello che noi preghiamo che succeda fra noi, questa armonia. Egli unisce e invia, raduna in comunione e manda in missione. Affidiamogli nella preghiera il nostro percorso comune e invochiamo su di noi la sua effusione, una rinnovata Pentecoste che dia sguardi nuovi e passi celeri al nostro cammino di unità e di pace.